Nel video di oggi rispondo alle vostre domande. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Manuela e vi parlo da Parigi. Questo è un video speciale perché proprio qualche giorno fa il mio canale ha compiuto 3 anni, quindi sono 3 anni di video, 3 anni di lavoro per questo progetto. Come sapete io pubblico tutti i miei video in italiano, in francese, in spagnolo, questa è un po' la cifra, diciamo, caratterizzante del mio canale. E quindi per celebrare questo momento così importante, così bello per me, vi avevo chiesto in uno dei video precedenti di mandarmi le vostre domande. Volevo preparare appunto un video speciale in cui rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Quindi la primissima cosa che voglio dirvi è grazie. Un grazie speciale, un grazie veramente sincero a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno risposto al mio appello mandandomi le loro domande, e devo dirvi un grazie particolare anche proprio per la bellezza delle domande che mi avete mandato. Devo dire che sono tutte domande molto belle, molto interessanti, a cui ho voglia di rispondere, insomma, mi fa davvero piacere rispondere a queste domande. Alcune sono particolarmente impegnative, ma in ogni caso sono tutte bellissime, sono tutte degli spunti di riflessione interessanti, e quindi sono molto contenta di poter condividere con tutti voi le risposte a queste belle domande. Allora, ho organizzato le domande un po' per tematiche, a partire da quelle più generali, diciamo, sulla mia vita, gli studi, il lavoro, i progetti, poi quelle legate alle lingue straniere, alla mia esperienza di vita all'estero, fino ad arrivare a quelle un po' più letterarie. Allora, iniziamo subito. La prima domanda è una domanda di Lili, che mi chiede di spiegare un po' quello che è il mio percorso di studi, il mio percorso di lavoro e come sono arrivata a quelle che sono le mie attività professionali attuali. Allora, io ho fatto il liceo linguistico, dopo ho fatto lingue e letterature straniere all'università, francese prima lingua di specializzazione, spagnolo seconda lingua di specializzazione, quindi un percorso, diciamo, lineare e coerente, no? In un certo senso. Quando ho iniziato le scuole medie, in prima media, ho esitato per un periodo breve fra il liceo classico e il liceo linguistico, cioè già mi immaginavo alla fine della scuola media e pensavo, ecco, che avrei scelto fra queste due scuole, e poi abbastanza rapidamente in realtà ho saputo che fra le due opzioni avrei preferito il liceo linguistico. Quando è stato il momento di iscriversi al liceo, in effetti questo ho fatto, una scelta di cui non mi sono mai pentita. E dopo il liceo linguistico è stata un'evidenza per me iscrivermi a lingue, e la scelta delle lingue è stata anche lei abbastanza ovvia, nel senso che io ero innamoratissima del francese già da diversi anni, dalla scuola media sostanzialmente, un amore che poi si era confermato appunto negli anni del liceo. Negli anni del liceo avevo studiato l'inglese e si era confermata altrettanto l'idea che quella non fosse una lingua che mi interessasse particolarmente, che volessi approfondire. E nel frattempo mi ero innamorata dello spagnolo, per cui la scelta del francese e dello spagnolo è stata evidente per me, è stata ovvia, perché non ho voluto forzarmi, cioè ho voluto scegliere due lingue veramente che mi interessassero, che mi piacessero, con le quali avrei voluto lavorare in futuro. Quando parliamo di una facoltà di lingue, parliamo di studi molto approfonditi sulle lingue in questione, ovviamente, studi che comprendono anche la linguistica, la fonetica, la fonologia, materie molto tecniche, che ovviamente non mandava di studiare per una lingua che non mi piacesse davvero, no? Oltre al fatto che, immaginandomi in un futuro, non mi sarei mai vista interprete, traduttrice, ricercatrice, insegnante sull'inglese con l'inglese, no? Per cui ero perfettamente cosciente del fatto che l'inglese comunque è necessario oggi come oggi nel mondo del lavoro, eccetera eccetera, però mi sono sempre detta: mi accontento di quel livello di inglese che mi consente appunto di partecipare a una riunione, di lavorarci in ufficio se un giorno mi tocca farlo, ma non volevo, ecco, andare oltre con l'inglese, per cui la scelta della lingua è stata naturale e anche lì non mi sono mai pentita, devo dire. Quindi questo per quanto riguarda gli studi. Per quanto riguarda il lavoro, allora devo dire che ho iniziato a lavorare molto presto, nel senso che già mentre studiavo facevo dei piccoli lavoretti, davo lezioni private, facevo la hostess in eventi, fiere, ho fatto la figurante in televisione per tanto tempo. Era un'attività che mi permetteva di guadagnare due soldi, che mi
permetteva soprattutto di essere in un ambiente che mi interessava moltissimo, osservare il funzionamento della televisione, dei meccanismi di comunicazione in televisione dal di dentro, diciamo, era una cosa che mi interessava moltissimo e oltretutto è stata una cosa divertentissima, cioè sono stati dei momenti estremamente divertenti, per cui sono contenta di averlo fatto, e tutto questo naturalmente mentre studiavo. Poi ecco, ancora prima di laurearmi ho iniziato a lavorare nell'azienda in cui lavoro tuttora, perché io già vivevo a Parigi, sono venuta a vivere qui prima di laurearmi, quando ancora stavo studiando. Però ecco, da lì poi la cosa veramente interessante è come sono riuscita a fare quello che faccio attualmente come freelance, nel senso che la cosa centrale, la cosa su cui mi concentro di più, la cosa che mi interessa di più oggi come oggi e già da un po', è la mia attività di freelance, attività di traduttrice, interprete, correttrice di testi e creatrice, organizzatrice di eventi culturali nell'ambito letterario, naturalmente nello specifico, che è proprio l'attività, ripeto, su cui mi sto concentrando e verso cui voglio andare sempre di più. Sempre più spesso faccio la moderatrice in presentazioni di libri, questa è una cosa che mi piace tantissimo, quindi spero davvero di continuare in questa direzione e sempre di più. Allora, ovviamente tutte queste attività sono sbocchi, per così dire, naturali del mio percorso di studi, per cui non è sorprendente, no? Però ecco, non voglio anticipare troppe cose perché poi ci sono altre domande che approfondiranno un po' questo aspetto, cioè i miei progetti per il futuro, eccetera, per cui insomma non vado oltre in questa risposta, ne parleremo fra poco con altre domande. Abbiamo poi una seconda domanda di Lili che vuole sapere come sono riuscita ad imparare le lingue straniere che parlo in questo modo, mi chiede se ho vissuto all'estero e se sto imparando altre lingue in questo momento. Allora, come sono riuscita a imparare le lingue straniere? Studiandole come una pazza per tanti anni, con rigore, con metodo. Lì diciamo che non si scappa. Certo, ho fatto studi specifici, liceo linguistico e poi la facoltà di lingue, per cui c'è un approccio allo studio delle lingue che è estremamente esigente ed estremamente rigoroso, cioè io mi sono letteralmente ingoiata i manuali di grammatica e di tutte le altre materie che ho studiato relative alle lingue, me li sono mandati a memoria, me li sono imparati a memoria sostanzialmente, cioè non era una cosa approssimativa, facciamo che più o meno si dice così, era una cosa che mi studiavo a memoria la regola, mi studiavo a memoria le eccezioni, e questo è stato il mio modo di affrontare lo studio delle lingue, dello spagnolo e del francese, ripeto. Sono estremamente perfezionista in tutto, croce e delizia, ed ho sicuramente applicato il mio perfezionismo al modo di studiare le lingue, al metodo. Tra l'altro proprio recentemente ho pubblicato un video con i miei 10 consigli per imparare le lingue straniere, vi lascerò qui il link e anche sotto in descrizione così potete andare a ritrovare quel video. Lili mi chiedeva anche se ho vissuto all'estero, naturalmente sì, ho vissuto e vivo a Parigi da tanti anni, vivo qui dal 2005. In Spagna non ci ho mai vissuto, però ci sono stata tantissimo, molto per lavoro, molto anche per motivi personali, per cui se dovessi sommare i giorni, le settimane che ho passato in Spagna certamente otterremmo un periodo abbastanza lungo, e devo dire che mi piacerebbe tantissimo vivere in Spagna, cioè oggi come oggi non vedo le condizioni adatte per poter immaginare nel breve termine un trasferimento in Spagna, purtroppo mi viene da dire, perché è una cosa che desidererei tantissimo, però ecco, mai dire mai nella vita, chissà. L'ultima parte della domanda era sull'eventuale apprendimento di altre lingue straniere. No, devo dire che oggi come oggi non sto studiando altre lingue straniere e non ho intenzione di farlo per adesso, non ne ho l'intenzione, non ne ho neanche il bisogno. Certamente per l'importanza che ha nel mondo del lavoro, l'inglese è una lingua che dovrei migliorare e quindi un pochino ci lavoro, ma in modo del tutto occasionale, ci lavoro semplicemente ascoltando molti contenuti in inglese, eccetera, però non è una lingua che oggi come oggi sto studiando, non mi apro mai un manuale di grammatica, però ecco, semplicemente con l'ascolto di tanti contenuti, eccetera, mi rendo conto che comunque un pochino il mio livello di inglese migliora, sapendo che comunque l'ho studiato al liceo, ho delle basi. Viceversa, non ci sono altre lingue che sto studiando, che vorrei studiare per il momento, anche perché devo dire che il mio approccio alle lingue straniere non è quello di dire mi piacerebbe parlare 10 lingue, più ne parlo meglio è, non mi interessa. Mi interessa parlare molto bene quelle due lingue straniere più la mia lingua materna, che
parlo attualmente, quindi probabilmente mi interessa mantenere il livello e migliorare ancora il livello di francese e di spagnolo anziché mettermi a studiare da zero una lingua nuova. Ecco, non c'è una lingua che mi interessa particolarmente, che sogno di imparare. Il tedesco è una lingua che mi piace molto, molto, e che mi sarebbe piaciuto imparare o che mi piacerebbe imparare, però ecco, adesso come adesso non mi ci metto. Poi Barbara mi chiede in che lingua sogni e pensi. Allora, questa è una bella domanda. Diciamo che essenzialmente sogno e penso in italiano. Però mi è capitato e mi capita di sognare o di pensare anche nelle mie altre due lingue, quindi in francese e in spagnolo. Ed è una cosa che probabilmente dipende dal contesto, cioè se faccio un sogno in cui ci sono persone che io conosco nella vita reale spagnole, ecco, il sogno si svolge in spagnolo. Per quanto riguarda il pensiero, riesco meno a mettere a fuoco la risposta, nel senso che quando sono in un contesto in cui mi sto esprimendo in francese, diciamo che penso direttamente in francese, idem con lo spagnolo. Quando il pensiero è realmente tra me e me, cioè non funzionale a una conversazione che sto avendo con qualcun altro, allora la lingua prevalente è sicuramente l'italiano, ma mi capita di pensare e di parlarmi, no? Di parlare a me stessa anche in francese e anche in spagnolo. Ma questo avviene naturalmente perché per me si tratta di due lingue veramente di vita, due lingue con cui io vivo quotidianamente e da anni. Mi rendo conto che non necessariamente è la stessa cosa per un italiano che vive in Italia e che semplicemente usa una determinata lingua straniera in modi occasionali, magari in ambiti specifici, solo professionali, eccetera. Quindi lì ovviamente la dimestichezza con la lingua non può essere la stessa. Allora, la domanda successiva è una bella domanda di Federica del canale Non Solo Mamma Raccontami, che mi chiede perché hai deciso di trasferirti all'estero e come hai realizzato il progetto. Allora, perché ho deciso di trasferirmi all'estero? Per vari motivi. L'idea di vivere all'estero era una cosa che mi era sempre piaciuta fin da quando ero piccola. Quando io ero piccola, nei giochi, sapete, così, no, che si fanno da bambini, immaginiamo che, facciamo che, ecco, quel facciamo che per me era spesso un facciamo che io ero francese e vivevo non so dove, no? O facciamo che io parlavo francese, o facciamo che io ero sposata con un francese, eccetera. Quindi per me l'idea di vivere all'estero e di vivere comunque una quotidianità esprimendomi in una lingua che non fosse la mia lingua materna era una cosa che mi era sempre interessata, che avevo sempre avuto nella testa. Certo, diventando più adulta, quello che era così qualcosa di molto astratto, quello che era un gioco, è diventato un progetto concreto. Ovviamente il fatto di studiare lingue ha favorito, no, la concretizzazione di questo progetto, perché il fatto di andare a fare un'esperienza di vita all'estero mi sembrava un bel modo per accompagnare, per perfezionare proprio l'apprendimento della lingua straniera che stavo facendo in quel momento. Quindi prima ragione, questo desiderio praticamente che ho avuto fin da piccola. Seconda ragione, la coerenza e l'utilità rispetto agli studi che stavo facendo. Terza ragione, e qui il discorso è un po' più, come dire, articolato, il fatto che io all'università fossi fuori corso, ma fuori corso di brutto. Avevo una media altissima, avevo 30 o 30 e lode in quasi tutti gli esami, erano pochissimi gli esami, pochissime le materie in cui avevo un voto inferiore al 30, ma avevo un ritardo spaventoso, adesso non voglio farla lunga, però che era probabilmente dovuto al fatto che mi boicottavo da sola, facevo resistenza rispetto alle prospettive di lavoro che immaginavo dopo la laurea e che non corrispondevano affatto a quelle che erano in quel momento le mie ambizioni, a quelli che erano i miei desideri. Cioè, quando immaginavo il momento della laurea e poi di iniziare un lavoro, vedevo quella fase lì come la fine, diciamo, di quelle che erano le mie ambizioni vere, che erano in quel momento molto orientate a, come dire, a un settore più artistico, eccetera, nel senso che io ho scelto gli studi con grandissima convinzione, come vi dicevo prima, e li ho fatti con grandissima convinzione, però
le aspirazioni professionali che avevo mentre studiavo erano in tutt'altro ambito, in un ambito più artistico, per cui boicottavo me stessa probabilmente perché vedevo il momento della fine degli studi, della laurea, non come l'inizio della carriera che desideravo, ma come la fine dei sogni, la fine dei mondi possibili che io desideravo. Quindi questo in due parole per spiegarvi e spiegare a me stessa il motivo per cui probabilmente ho accumulato così tanto ritardo, e quando dico così tanto ritardo parliamo di anni, io mi sono laureata molto tardi, molto tardi. E quindi ecco, per venire alla risposta, il fatto di andare a vivere all'estero in quel momento mi è sembrato un modo importante anche per compensare il ritardo che avevo sugli studi, per cui ho deciso di venire a vivere a Parigi quando ancora non avevo finito di dare tutti gli esami, quindi ancora non ero laureata, e mi sono detta ok, sul mio curriculum ci sarà un ritardo spaventoso, ma lo avrò compensato con un'esperienza di vita all'estero, il che significa naturalmente perfezionare la lingua, e il che significa anche esperienza di lavoro che potrò intanto accumulare mentre ancora preparo gli ultimi esami, mentre ancora poi faccio la tesi, eccetera, eccetera. Quindi questo è sostanzialmente. E poi la seconda parte della domanda era come hai realizzato il progetto. Allora, io ero venuta a fare un brevissimo soggiorno di studi qui a Parigi quando ero al liceo, avevo 14-15 anni, e avevo trascorso un mese, tre settimane credo, qui a Parigi, attraverso, sapete, uno di quegli organismi che appunto organizzano questo tipo di vacanze studio, quindi vivendo presso una famiglia francese e poi appunto facendo corsi di lingua al mattino, visitando la città il pomeriggio, eccetera, eccetera. Quell'esperienza era stata molto importante per me, mi aveva segnata, e avevo avuto la fortuna di capitare in una famiglia dove mi ero trovata benissimo, in particolare con la signora, che all'epoca era giovanissima, Veronica aveva 32 anni, credo, all'epoca, una persona che in quel momento mi ha segnata, diciamo, e quindi avevo negli anni sempre mantenuto il rapporto con lei, insomma, in modo sporadico, no? Qualche lettera ogni tanto, gli auguri per le feste, eccetera, una telefonata ogni tanto, e quando poi a 25-26 anni, credo, ho iniziato a riflettere così più concretamente sul progetto di vita all'estero, naturalmente la prima cosa che ho fatto è stata parlarne con lei e dirle se per caso hai così occasione di sentire qualcuno che affitta una stanza, un appartamentino, magari non lontano da casa tua, eccetera, fammi sapere. E nel giro di poco tempo, insomma, effettivamente lei mi ha fatto sapere che una stanza si liberava proprio nel condominio dove abitava lei, e lì poi ecco ho preso la mia decisione, ho deciso di affittare questa stanza e di partire. Federica mi fa una seconda domanda bellissima, mi chiede: dov'è per te casa? Parigi, Italia o altro luogo? Allora, è bellissima la domanda perché è molto profonda e perché viene posta con grande intelligenza, cioè non dando per scontato che sia per esempio solo Parigi o Italia, ma che potrebbe anche essere un altro luogo. Allora, la risposta per me è chiarissima, non ci devo riflettere neanche un secondo, per me casa è l'Italia, senza ombra di dubbio. Parigi è il luogo dove vivo da tanto tempo, ma per me non è casa. Allora, quando si vive all'estero da tanto tempo si entra in una dimensione un po' particolare, secondo me, in cui non ci si sente completamente a casa né da una parte né dall'altra, o almeno questa è l'esperienza che ho io, non voglio generalizzare. Io mi sento in questa terra un po' di mezzo, in cui non sono più al 100% a casa né in Italia né a Parigi. Ma dicendo questo, non so, forse contraddico anche quello che ho detto prima, per me sì, casa è l'Italia, per me casa è l'Italia al 100%, qui non posso dire che sia casa, qui è il luogo in cui vivo, in cui lavoro, in cui faccio tante cose, in cui sto anche bene, da cui per il momento non ho intenzione di andarmene, però non è casa. Spesso di fatto quando prendo dei voli per tornare a Milano dico: ho preso i voli per andare a casa, ecco. Casa è lì. Ora, per chiudere un po' il cerchio rispetto a quello che dicevo, è vero che casa è l'Italia, senza ombra di dubbio, ma dopo un po' che sto in Italia ho voglia di andare via di nuovo, per cui ecco,
questo discorso dell'essere un po' in una terra di mezzo, no? Allora, la domanda successiva è una domanda di Katia che mi chiede se lavoro in qualcosa che abbia a che fare con il settore del libro, con la traduzione, l'editoria o qualcosa di simile. Allora, naturalmente sì, lavoro nell'ambito del libro per tutta quella che è la mia attività da freelance. Faccio l'interprete spesso e volentieri nell'ambito di presentazioni di libri. Vi lascerò qui un video che avevo dedicato proprio al modo in cui avevo iniziato a fare questo lavoro. Quindi se volete avere così qualche informazione in più su quello spicchio, diciamo, della mia esperienza, ecco, vi lascerò il link. Però ecco, sì, faccio l'interprete nell'ambito di presentazioni di libri. Per quanto riguarda la traduzione, ho tradotto un romanzo. Questo è un capitolo di cui non ho mai avuto occasione di parlarvi più di tanto, però io ho tradotto in francese un romanzo italiano che è stato accolto molto positivamente dai lettori in Italia. Il romanzo è La casa sull'argine di Daniela Raimondi e che è uscito in Francia poco più di un anno fa. Ecco, io sono la traduttrice di quel libro e poi ecco faccio anche presentazioni di libri, modero appunto delle presentazioni, dei dibattiti in ambito letterario. Questa è una cosa che adoro, che spero di fare sempre di più, e quindi quando risponderò a una domanda sui progetti futuri vedrete che il mio impegno in questo momento va proprio in quella direzione. Quindi sì, naturalmente tutto il mio lavoro da freelance è un lavoro che ruota intorno all'editoria, intorno ai libri, alla letteratura, alla promozione della lettura, e questa è la parte della mia vita professionale che mi piace di più, che mi interessa di più. Mi viene da dire che è l'unica parte della mia vita professionale che mi appassiona, per cui ovviamente è in questa direzione che vado, che cerco di andare, che cercherò di andare sempre di più. E adesso veniamo appunto a una domanda di Pasquale che mi chiede: quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ad esempio, non hai mai pensato di scrivere un libro? Allora, qui ci sono due domande in una sola. Allora, i miei progetti per il futuro sono quelli di insistere, ve l'ho già detto, vi starà venendo a noia quest'idea, di insistere proprio su questa parte della mia vita lavorativa che riguarda la mia attività freelance, nel senso che sono in una fase di transizione. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire a lavorare o direttamente in-house per una casa editrice, ma questa è una cosa ovviamente molto complessa, o riuscire ad ampliare la mia attività di freelance in ambito letterario sufficientemente da potermi slegare da quella che è la mia attività attuale d'ufficio e potermi dedicare solo a questo, che è quello che realmente mi piace, che mi interessa, che mi appassiona, che mi motiva. E molto concretamente sto lavorando su questo progetto, sto mettendo a punto un sito in cui concentrerò, diciamo, quella che è la mia offerta in questo senso per pubblici, per clienti diversi, per le case editrici, per le associazioni, per le scuole, per le aziende, per i privati. Quindi ecco, sarà un sito dove sarà possibile trovare tutti i servizi che offro a questi diversi target, a questi diversi pubblici, e sostanzialmente si tratta proprio di questo, cioè si tratta di potermi dedicare sempre di più e idealmente a tempo pieno alla letteratura, ai libri, alla promozione culturale, a degli atelier, creazione di eventi culturali. Insomma, l'obiettivo è quello di far crescere così tanto questa attività da poter vivere di questo sostanzialmente. O, ripeto, trovare un lavoro in house in una casa editrice e fare eventualmente entrambe le cose, o a quel punto vedere come rimescolare le carte. Però insomma, la cosa che è chiarissima è che il mio obiettivo è quello di lavorare nell'editoria, nel mondo dei libri, il che significa tante cose. È un'attività che può essere declinata in molti modi, però ecco, l'obiettivo è sicuramente quello. Rispetto poi a quella parte di domanda che mi chiede se non ho mai pensato di scrivere un libro, non solo ci ho pensato, ma l'ho fatto. Ho scritto un romanzo che è pronto e finito da diversi anni, ma che non ho ancora mai sottoposto all'attenzione di una casa editrice, però è uno dei progetti che ho in mente. Effettivamente dovrei davvero riaprire quel cassetto, tirare fuori quel libro e provare a mandarlo a delle case editrici. Prima scrivevo poesia e quindi anche lì ho un po' di poesie che potrebbero andare a costituire una raccolta. Avevo all'epoca partecipato a un paio di concorsi letterari con le poesie. Quando dico all'epoca intendo, credo, al liceo, o forse
appena all'inizio dell'università, insomma, ecco, però a quell'epoca scrivevo poesia, quindi sì, Pasquale, ci ho pensato e l'ho fatto. Devo dire che negli ultimi anni invece non ho più scritto, scrivo in modo molto sporadico, cioè mi è capitato di avere delle idee, di mettere giù proprio due linee su un'idea o su una frase così che, folgorante, che mi ha attraversato la testa, ma non ho più scritto in modo sistematico, né prosa né poesia. Allora, poi c'è Alex che mi chiede che cos'è che mi piace di più di Parigi e cosa mi piace di meno, e poi cosa raccomando a livello di cibo qui a Parigi. Allora, questa è una domanda per farsi dei nemici. Cosa mi piace di più di Parigi? Tantissime cose. La città in se stessa è magnifica dal punto di vista anche proprio dell'architettura, dal punto di vista della bellezza estetica, è una città stupenda, è una città che offre tantissimo anche a livello culturale e ovviamente, come potete immaginare, questa è una cosa che mi interessa molto. Cosa non mi piace? Allora, non mi piace il fatto che è una città estremamente dura dal punto di vista sociale e dal punto di vista dei rapporti e delle relazioni umane. Probabilmente è qualcosa di tipico delle grandi città o di molte delle grandi città, adesso non so, però ecco, qui devo dire che è molto molto complicato dal punto di vista dei rapporti umani, tutto è molto laborioso, non c'è spontaneità. Poi ecco, questo caratterino dei parigini così, no, che è andato ad alimentare certi stereotipi, insomma, gli stereotipi sono quello che sono, valgono quello che valgono, sono generalizzazioni e quindi vanno prese per quello che sono, però spesso gli stereotipi partono da un fondo di verità, poi esagerato, poi deformato, eccetera, no, però un fondo di verità, quindi questo carattere un po' chiuso, un po' ipocrita, un po' poco simpatico, i parigini ce l'hanno e tu ti ci scontri quando vai per strada, quando sei dal panettiere, quando sei nei trasporti pubblici, insomma, è una realtà che devo dire mi pesa, così come mi pesa molto il fatto che, ripeto, qui sia talmente tutto laborioso che manca quella spontaneità anche fra gente che si conosce, anche fra amici, magari di dire stavo passando vicino a casa tua, ci sei, ci prendiamo un caffè, no? Qui quando senti qualcuno e dici dai, vediamoci, no? Facciamo una cena, tirano fuori l'agenda e ti danno appuntamento per 4 mesi dopo, no? E questa roba qui mi pesa abbastanza ed è una delle cose che non mi piace di Parigi, o almeno della Parigi che vivo io, che ho vissuto io, che sto vivendo io. Magari non è detto che tutti la vivano in questo modo, no? O che questa cosa che sto dicendo valga per tutti, però per me è assolutamente così. Rispetto al cibo, ecco, qui di nuovo mi farò altri nemici. Io devo dirvi una cosa. Certo, la Francia ha una cultura gastronomica certamente meritata, non dico di no. Io devo dirvi che fra i miei paesi di riferimento, no, la Francia è sicuramente il paese dove mangio peggio. Quando io vado in un ristorante in Italia o in Spagna ho l'imbarazzo della scelta, prenderei tutto e magari sto un quarto d'ora a leggere il menù perché non riesco a scegliere, visto che ci sono troppe cose che vorrei assaggiare o troppe cose che mi piacciono. Quando sono qui mi capita a volte il contrario, cioè passo un quarto d'ora sul menù perché non riesco a trovare una cosa che mi vada veramente. Poi per carità hanno delle specialità, hanno delle ricette buone, eccetera, però per me non c'è proprio paragone fra la cucina italiana, la cucina spagnola e la cucina francese. Quella francese è sicuramente quella che mi piace meno. Ripeto, ciò non toglie che ci siano ristoranti di qualità e ricette di qualità, no? Una cosa che sicuramente sanno fare bene e direi meglio di noi in Italia, per esempio, è il pane. E non solo il pane, ma anche i croissant, pain au chocolat, insomma, le brioche così da bar o da panetteria per la colazione, diciamo, queste sono squisite e direi che a me piacciono molto di più dei croissant che si possono trovare in Italia. Questo sì. Adesso ho un'altra domanda di Pasquale che mi chiede: qual è stata l'esperienza più insolita, strana, fuori dall'ordinario, straordinaria, tipo cose dell'altro mondo che hai vissuto nella tua vita? Allora Pasquale, io con molto rammarico ti devo dire che ci ho pensato, ripensato, ripensato e non ho trovato una risposta a questa domanda. Il che forse è un po' preoccupante, no? Perché sarebbe bello poter avere quell'episodio, non so. Certo, ci sono delle cose che mi sono venute in mente, strane, assurde, per carità, le ho vissute.
ma un episodio, un aneddoto da raccontarvi davvero così come se fosse una cosa dell'altro mondo non mi è venuto in mente. Però, se mi viene in mente qualcosa, magari dopo aver registrato il video ve lo farò sapere o in un prossimo video o nei commenti, ecco, però non ho trovato risposta a questa domanda, mi dispiace Pasquale. Allora, adesso veniamo alle domande un po' più letterarie. Katia mi chiede qual è il mio libro preferito nella letteratura francese, il mio libro preferito nella letteratura italiana e il libro preferito nella letteratura spagnola. Allora, comincio con la letteratura francese perché tra l'altro è l'unica fra le tre dove ho le idee chiarissime ed è una risposta ovvia, evidente per me, non ho dovuto pensarci neanche un attimo. Il libro preferito francese è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Ve ne ho parlato già varie volte in vari video e poi tra l'altro è un libro che praticamente non ha neanche bisogno di presentazioni. È un classico meraviglioso della letteratura universale, un libro apparentemente per bambini, ma che in realtà ha vari livelli di interpretazione, per cui è un libro ideale e perfetto anche e forse soprattutto, mi viene da dire, per gli adulti. Un vero trattato di filosofia scritto come una favola per bambini. C'è tutto in questo libro, c'è tutto, ci sono tutti i temi importanti per l'esistenza dell'uomo: l'amore, l'amicizia, la riflessione anche sulla morte, tutte quelle caratteristiche intrinseche nella natura umana che però contribuiscono all'infelicità dell'uomo. Insomma, c'è tutto, quindi davvero è un libro che io non mi stanco di consigliarvi. Letteratura italiana, allora qui devo dire che ho grandi difficoltà, non sono riuscita a trovare un libro di cui poter dire che si tratta in assoluto del mio libro italiano preferito. Ci sono naturalmente molti libri che sono pilastri della storia della letteratura italiana e che sono stati fondamentali per me e che adoro: La Divina Commedia di Dante, I Promessi Sposi di Manzoni, ovviamente. Però ecco, non posso dire che siano i miei libri preferiti in assoluto. Quindi sulla letteratura italiana non posso darvi un titolo specifico, posso viceversa parlarvi di un autore che è Cesare Pavese. Non ho letto tutta l'opera di Cesare Pavese, ho letto molto, ma non tutto, però ecco, posso dirvi che si tratta sicuramente di un autore con cui ho sentito un'affinità vibrante. Ci sono dei versi di Cesare Pavese, delle linee del suo diario Il mestiere di vivere, in cui mi sono riconosciuta, che mi hanno permesso, ecco, di sentire una identificazione umana profondissima con quest'autore. Questa è una cosa che capita talvolta con la grandissima letteratura, con i grandissimi autori, però il modo in cui mi è successo con lui io credo che non mi sia mai successo con nessun altro autore. Per cui ecco, non vi so dare un titolo in italiano, ma vi so dare un nome, che è quello di Cesare Pavese. Per quanto riguarda la letteratura spagnola, idem, sono in difficoltà, non riesco a trovare un titolo. Ci sono moltissimi libri che consiglio, che raccomando, o autori che hanno una sensibilità che sento particolarmente vicina, però ecco, non riesco a darvi un titolo in particolare. Posso citarvi Manuel Vilas, posso citarvi Rosa Montero, posso citarvi Piedad Bonet, che è una colombiana che però è tradotta molto poco in italiano ed è un peccato. Lei ha scritto in particolare un libro che mi ha commossa tantissimo, si chiama Lo che no tiene nombre, e che è un libro che racconta la sua esperienza di madre di un figlio schizofrenico morto suicida. Michela poi mi chiede: quali sono quei testi classici che hanno condizionato il tuo gusto letterario e che hanno influito sul tuo percorso educativo emozionale? Allora, qui voglio darvi una risposta che di nuovo non dà un titolo, non dà un autore, ma è più una riflessione generale. Cioè, più che dirvi quale classico ha influito sulla mia formazione, vi dirò che i classici hanno influito sulla mia formazione. Cosa intendo dire? Intendo dire che avendo fatto il liceo e poi avendo fatto studi letterari, ovviamente ho studiato molto i classici e io sono convinta che lo studio dei classici sia assolutamente fondamentale. C'è un dibattito, no, su questo tema: quali classici bisogna insegnare, a che età, con che metodo. Allora, queste sono tutte riflessioni necessarie, no? Con che metodo, come affrontare lo studio dei classici con i più giovani, eccetera.
La cosa su cui secondo me non bisognerebbe avere dubbi è il fatto che i classici vanno studiati. Io sono molto contenta di aver studiato i classici a scuola, perché credo che se non li avessi studiati in quel contesto non li avrei letti mai e comunque non li avrei capiti in quel modo. Per cui ecco, per me lo studio dei classici è stato fondamentale come dato, come fatto in sé, e ho studiato naturalmente i classici a partire dalle origini della letteratura e poi, no, attraversando i secoli fino ad arrivare ai classici più recenti, quelli del Novecento. Ovviamente, ecco, i classici che mi hanno segnata in modo particolare sono quelli che citavo prima, probabilmente, cioè Dante, sicuramente. La Divina Commedia è un'opera di genio assoluto, cioè chi ha scritto un capolavoro simile non può che essere un genio. E quindi, ecco, si rimane a bocca aperta leggendo e studiando la Divina Commedia. Quindi questo è sicuramente un classico che mi ha segnata proprio per il fatto di mettermi di fronte al genio, non lo si può chiamare in altro modo, quello è genio. Un altro classico che mi è piaciuto molto, facciamo un salto di qualche secolo, è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e poi quelli che sono certi classici più recenti del Novecento, Montale, Montale sicuramente. La letteratura del Novecento mi sembra molto molto interessante, studiata molto poco e molto in fretta, almeno nel mio caso, non so se nel frattempo i programmi sono un po' cambiati, però ecco, si arrivava a studiare il Novecento all'ultimo momento con l'acqua alla gola, e quindi lo si faceva poco e lo si faceva in fretta, però ecco, io sono stata veramente segnata da alcuni autori del Novecento, ripeto Montale in particolare. Questa è la risposta che vi darei sul ruolo dei classici nella mia formazione dal punto di vista educativo. Dal punto di vista emozionale vi parlerei di nuovo invece di Cesare Pavese, che è un autore che non ho studiato, non ha fatto parte del mio programma al liceo, purtroppo, ma è un autore che io ho scoperto da giovanissima, cioè io a 14 anni credo ho iniziato a leggere Pavese e da lì è stata proprio una presenza costante e assidua, e quello è un autore che io ho scoperto in autonomia, non grazie alla scuola, ma che dal punto di vista emozionale è quello che mi ha segnata di più, perché è quello, come vi dicevo prima, in cui mi sono riconosciuta, con cui ho sentito una affinità, con cui ho sentito una vicinanza di modo di sentire, di sensibilità vibrante, e direi ecco unica, che non ho mai sentito con altri autori in quel modo, con quella profondità, con quella autenticità, con quella intensità. Poi Silvia mi chiede: scrittori contemporanei francesi consigliati e quali canali francesi di letteratura segui? Allora, prima parte della domanda: scrittori contemporanei francesi consigliati, un nome fra tutti e prima di tutti gli altri, Annie Ernaux, ve ne parlo spesso, è una scrittrice francese contemporanea che adoro, una delle voci più importanti della letteratura francese contemporanea, ha una scrittura magnifica. Scrive in prosa, ma è poesia, scrive a partire dal dato autobiografico, ma riesce ad essere universale in quello che racconta, proprio per la specificità del racconto intimo che lei fa. Scrive senza filtri, scrive senza censure, è una scrittura che può essere crudele per certi aspetti, magnifica. Lei in Italia è pubblicata dall'Orma Editore, io vi consiglio assolutamente di leggere tutti i suoi libri, è un'opera letteraria preziosa, importante, che adoro. Altri nomi, mi viene in mente naturalmente Emmanuel Carrère, che ha una scrittura magnifica, di lui ho letto 3 libri, credo, mi sono piaciuti tutti e 3 molto, quindi non posso dire di aver letto tutto, non ho letto l'ultimo per esempio, però ecco, nei libri che ho letto va sicuramente riconosciuto un talento di scrittura assolutamente eccezionale. Poi vi posso citare Serge Chalandon, un autore di cui ho letto un solo libro ma che mi aveva segnata davvero. Questo libro si chiama Il giorno prima, edito da Keller in Italia. E poi mi viene da citarvi anche Anne Plantagenet, che è un'autrice che non è ancora tradotta in italiano purtroppo, e quindi la segnalo per coloro fra di voi che appunto possono leggere in francese. Se potete leggere in francese, leggete questa autrice, che è una
scrittrice, traduttrice anche, di un talento eccezionale. Leggete per esempio D'origine italienne, leggete Nation Pigalle, leggete Trois jours à Oran, sono i tre libri di lei che io ho letto e che ho adorato. Ha una scrittura fantastica, anche lei capace di andare nelle cose più profonde, nelle cose più intime, con una trasparenza, con una poesia nello stile che sono veramente eccezionali. Quindi davvero vi consiglio questa scrittrice, se potete leggere in francese, comunque la segnalo agli editori italiani, davvero sarebbe una scrittrice da pubblicare, da tradurre e pubblicare. E per quanto riguarda i canali francesi di letteratura che seguo, allora Silvia, ne seguo diversi perché insomma fa un po' parte del, così, del lavoro, no? Avendo io un canale letterario ne seguo molti di canali letterari proprio per vedere le tendenze, per vedere di cosa parlano gli altri, che approccio hanno, come si pongono, cosa dicono, come lavorano, no? Però ecco, di canali che io mi sento di citare e quindi di segnalare e di consigliare ce n'è sostanzialmente uno, che è quello di Nabolità. L'avevo intervistata quando avevo fatto l'intervista con una booktuber italiana che è Chiara Martini, vi consiglio di seguirla se non la conoscete, per la versione francese di quel video avevo intervistato Nabolità, quindi Silvia o chi fra di voi parla e capisce il francese, ecco, potete andare a ritrovare quell'intervista Nabolità e seguire il suo canale in francese se avete voglia appunto di seguire un canale letterario in francese. La domanda successiva: vorrei che ci parlassi di quali sono le tue scrittrici italiane classiche. Questa è una domanda di ML, ho solo le iniziali. Allora, questa domanda mi fa riflettere, e ovviamente non è la prima volta che lo faccio, su un problema che è quello dei programmi scolastici che fino all'epoca in cui studiavo io invisibilizzavano completamente le donne. Non so se oggi le cose sono cambiate, allora so per certo che questa è una riflessione che oggi ci si fa, è un tema che viene dibattuto, su cui si riflette, però ecco, questa domanda mi porta a dirvi che le donne erano completamente assenti dai programmi quando io ho studiato. Non mi è venuta in mente una sola donna che io abbia studiato al liceo fra gli autori italiani che ci venivano proposti. La scrittrice che sicuramente vi segnalo è Goliarda Sapienza con L'arte della gioia. Vi ho già parlato varie volte di questo libro, è un libro straordinario che vi consiglio, con una protagonista femminile indimenticabile, unica nella storia della letteratura italiana. Quindi insomma questo è sicuramente un consiglio. Oggi come oggi leggo tante scrittrici donne ma contemporanee. Se mi si parla di classici, ho nella mia lista di libri o autrici da leggere naturalmente Natalia Ginzburg, Elsa Morante, Dacia Maraini, insomma queste sono alcune, Grazia Deledda, ecco, alcune delle donne che voglio leggere. Alcuni libri di queste scrittrici li ho già comprati, quindi sono concretamente nella mia pila dei libri da leggere, altre ce l'ho in lista così da comprare e da leggere, però ecco, questi sono i nomi che mi vengono in mente quando vi parlo di classici donne che sono state completamente assenti purtroppo dalla mia formazione, ma che invece sono ben presenti adesso per le letture che sto facendo o che andrò a fare. L'ultima domanda bellissima di Anna Maria, che mi chiede: raccontaci le persone incontrate che ti hanno cambiato in qualche modo la vita. Allora, per rispondere a questa domanda voglio citarvi una persona che è la mia insegnante di lettere della scuola media, professoressa Stefania Cacciatori, che ricordo ancora con grandissima riconoscenza, perché al di là del fatto che era un'insegnante preparatissima e estremamente competente, è una persona che è stata fondamentale per me, che arrivavo dalla scuola elementare e che mi trovavo di fronte per la prima volta a un approccio adulto rispetto non solo alle materie di studio, ma proprio rispetto al modo di porsi rispetto a tutte le questioni, al modo di riflettere. Cioè lei è quella senz'altro che mi ha insegnato ad applicare la logica nel pensiero, che mi ha insegnato il rigore, che mi ha insegnato a non confondere causa e conseguenze, e quindi al di là proprio delle nozioni, perché anche quello è stato importante, mi ha dato nozioni fondamentali su cui poi ho costruito, no, la mia formazione successiva. Al di là di questo, dicevo, al di là dell'aspetto nozionistico che pure
pure lei ha gestito in modo eccellente, ci sono proprio queste altre competenze fondamentali, sicuramente ancora più importanti, che riguardano proprio il rigore nel pensiero. A partire da lì lei mi ha trasformata da questo punto di vista e quindi ricordo questi suoi insegnamenti, questo suo esempio con grandissima riconoscenza ancora oggi. Ma voglio concludere questa risposta, dopo il ricordo della mia prof, dandovi una risposta che può sembrare un po' banale, che può sembrare un po' sentimentalista, se non addirittura patetica, però cercherò di essere così il più chiara possibile, sperando di mettervi nella condizione di cogliere quello che veramente voglio dire. L'incontro che davvero può cambiare la nostra vita, può trasformarla, è l'incontro con noi stessi. Troppe persone, troppe volte, e io sono fra queste, vivono scollate da se stesse, vivono scollate dalla propria identità. Io ho la sensazione nettissima di camminare di fianco alla mia vita, non ci sto dentro, ci sto di fianco. E questa è la più grande fonte di insoddisfazione, frustrazione, infelicità. Quindi quella che può sembrare un'idea banale o assurda di incontrare se stessi è in realtà la chiave per riuscire a stare dentro la propria vita e non di fianco. Quindi incontrare se stessi significa capirci veramente, capire chi siamo, capire cosa vogliamo e autorizzarci ad andare a cercarlo. Questa non è una cosa scontata, non è dato a tutti, per mille motivi, alcuni dei quali indipendenti dalla nostra volontà, le condizioni, mille cose, e alcuni invece dipendenti dalla nostra volontà, noi spesso non riconosciamo chi siamo, non ci incontriamo veramente e quindi viviamo una vita che non è veramente la nostra. Se noi riusciamo a capire davvero chi siamo, a capire cosa vogliamo e a quel punto a batterci, a lottare per andare a prenderci quello che vogliamo e per realizzare chi siamo, per realizzare la nostra identità, perché poi in quello che facciamo c'è chi siamo, no? Cosa facciamo finisce col coincidere col chi siamo in questo senso. Allora, se noi riusciamo a fare questo incontro, a incontrare noi stessi, allora abbiamo buone probabilità di essere meno frustrati, di essere sostanzialmente più felici, di realizzare noi stessi. Quindi ecco che questa idea dell'incontro con noi stessi, che può sembrare una scemenza, in realtà è qualcosa di fondamentale ed è qualcosa che io sto cercando di fare da qualche tempo in qua, perché da anni ero cosciente di questa cosa, di questo scollamento, del fatto che non stavo vivendo la mia vita sostanzialmente. Però un conto è esserne coscienti, altra cosa è essere capaci di cambiare questa realtà dentro quelli che sono i margini di manovra che abbiamo, no? Perché ci sono cose che effettivamente non dipendono da noi. E quindi ecco, l'incontro che veramente mi sta cambiando la vita in questi ultimi mesi è quello con me stessa. Cioè sto cercando di passare dalla consapevolezza che lì c'è un problema, che questa non è la mia vita, che questa non sono io, all'agire, alla capacità di azione, alla capacità di modificare le cose per ridurre questo scarto e idealmente ridurlo a zero, cioè idealmente riuscire a vivere quella che è la mia vita, quella che io vorrei che fosse la mia vita e viverla attraverso la realizzazione piena della mia identità. Essere me stessa per davvero. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho raccontato tante cose, fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, se nel frattempo vi sono venute in mente altre domande, altre curiosità, naturalmente scrivetemele nei commenti qui sotto, sarò contenta di rispondervi come sempre. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie ancora a tutti voi che avete partecipato mandandomi queste domande, noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Un bacio!